Hold up. Ah, bello a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo episodio di Minecraft. Nello scorso episodio siamo andati in quella miniera, sì, a visitare quella miniera. Allora ragazzi, io off camera con quei diamanti ho fatto altre cose. Ci ho fatto un piccone e la spada nuova e mi rimangono 12 diamanti. Ho trovato qualche libro tipo fortuna, affilatezze e esche protezione, però mi è capitato, vediamo che cosa ci capita, efficienza. Questa efficienza, quindi ragazzi, io direi di arrivare a massimo 30 livelli con il mob spawner, e l'ho cambiato il mob spawner. Che cosa gli ho fatto? L'ho alzato un pochetto, cioè nel senso, come vedete, la caduta dei mob così non muoiono, in modo che quando io li vado a picchiare loro mi danno l'esperienza. E almeno, perché prima se no non me la davano l'esperienza, avete capito? Dov'è? Aspettate, muori. Ok, dicevo, prima non me la davano l'esperienza, e perciò perché morivano da soli, non li ammazzavo io, quindi l'esperienza non me la davano. Invece facendo così l'esperienza me la danno e riesco a aumentarmi appunto di livello. Siamo 28, ne mancano due livelli ragazzi, tranquilli che ci arriviamo tranquillamente se tutti sti mob non si mettono a girare per il mob spawner. Ok, come vedete, cioè si sale abbastanza velocemente e abbastanza bene ragazzi. Quindi direi di fare anche un'altra cosa, far accoppiare un po' di nostre mucche, che ogni tanto ci vuole, che così ci fanno salire anche loro di esperienza. Comunque ci fanno salire anche l'esperienza delle di quando nascono i piccolini, perciò facciamoli nascere. E poi dobbiamo andare anche dalle pecore, dalle pecore bisogna andare anche. Ok ragazzi, vediamo, prendiamo, aspettate, tutta l'esperienza. Basta, mi sa che è finita. Ok, perfetto. Comunque ora vedete che scoppia veramente tutto, perciò più avanti andremo ad uccidere qualcuno. Qualcuno, sì ragazzi, più avanti lo dovremo uccidere. Non mi ricordo perché avevo messo acqua, c'era quella pietra, però abbastanza bene. Bene. La farm l'ho demolita prima, l'ho attivata prima e adesso le canne dovrebbero ricrescere. Ho messo l'iscritto nella bacheca, ovviamente. 2, ce ne vogliono 4 di colpi, 3, 4 ragazzi. Oh, è venuto giù qualcuno, però vedete che io non ci arrivo bene laggiù ragazzi, e non è che sia una bellissima cosa, perché guardate, lui ragazzi si è reso con la cosa, la sua, in cosa, si è reso invisibile, però io lo riesco a vedere dai suoi occhi, perciò con me non deve fare tanto furbetto. Dai, devo riuscire ragazzi a ammazzarli per l'esperienza, e vedete che non ci arrivo ragazzi. Dal di qua ci arrivo invece.
Aspettate. Poi se io li colpisco, loro tornano laggiù di dietro, guardate, ecco fatto. E mi tocca riprenderli dal di là dietro. Dio santo, ragazzi, io sto mob spawner non lo capisco più. Vabbè, intanto comunque ci dà dell'esperienza e non è male. Dai che siamo quasi arrivati al punto dove voglio arrivare. Attenzione, dai ragazzi, poi con fortuna spacchiamo il mondo. Efficienza e fortuna. Spacchiamo mezzo mondo, ragazzi. Oh, cosa ci ha dato? Anche una patata? Non so di sì, fatemi vedere. Sì, due. Sì, perché una mi sa che l'aveva droppata anche prima, quando era nato il mob off camera. E dai, e ne costi cosi qua, a costi tizi. Sulla spada non so cosa metterci, forse potenza. Forse potenza nella spada, non lo so. Così ci arrivo, vedete. Però dopo i creeper mi vedono e esplodono. Ho rischiato. Ho rischiato, ragazzi. Ho rischiato. Ho rischiato tanto. Dai, 29, ragazzi, siamo quasi arrivati al desiderio di avere il piccone con fortuna ed efficienza. Madonna, quei livelli lì, quanto mi piacerebbe averli. Se faccio così non li potrò mai avere quei livelli. Eh no, dovrei far così. Oddio no, ragazzi, il creeper no, eh. Il creeper no. Prendi qua, chiudi qua, ragazzi, il creeper non ne voglio sapere. Muori e muori. Dai, 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 ragazzi, due mob ci mancano. Due mob, ragazzi. Andiamo a vedere se riesco a uccidere quello scheletro. Oh, non ci riesco. Guardate, fa il figo, eh. Perché quando io vado davanti lui si mette di dietro. 28, dai. Dai, qualcuno deve cadere di altro. E si mette laggiù di dietro. Io devo risolvere questa cosa, ragazzi. La devo assolutamente risolvere. Dai, 30 livelli, vai ragazzi, vai. Vabbè, chi se ne frega di quel mob, ragazzi. Abbiamo fortuna, efficienza 4. Efficienza 4, ragazzi, voi non sapete che cos'è efficienza 4 per me. Oh, Dio. Scaviamo il sestliplodo più veloce di un piccone normale. Sì, sestliplodo, non so che cazzo sia. Comunque abbiamo la piscazzo. Ok. Abbiamo efficienza 4, vai. Efficienza, fortuna 2, indistruttibilità 3, ragazzi, ci ha dato. Ottimo. Poteva andarci meglio. No, meglio. Meglio di così non saprei. Fortuna 2. Io cercavo di metterci, vediamo, un'altra fortuna 2, se si poteva. Fortuna 3. Arriviamo a fortuna 3, efficienza 4 però. 6, vai, fortuna 3 ce l'abbiamo, ragazzi, vai. Poi, fortuna, no, non mi serve più fortuna. Potenza, affilatezza, esca, affilatezza. Se noi mettiamo sto affilatezza con sto affilatezza, no, tipo nella spada, arriva affilatezza 3. Vai, e nella spada, ragazzi, gli mettiamo affilatezza 3. Affilatezza 3, ragazzi. E poi fatemi vedere. Anche potenza. No, potenza nell'arco. Anche potenza, volendo, ci possiamo mettere. Potenza
Vediamo se io metto questi due insieme, se ci dà qualcosa di buono. Ci dà potenza e protezione dal fuoco. Potenza potrebbe essere un buon coso, ragazzi. Comunque, potenza per l'arco, potenza 4, potenza 2. Ah no, niente, no, 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 no. Lasciamo stare lì tutti i preti santi come stanno. Stavolta li dobbiamo lasciare qua. Benissimo ragazzi. Ah, volete testare il piccone con efficienza 4? Ehi, dopo Pigman non darmi la colpa a me che non sono stato io a ammazzarti, eh. Ce l'ha con me! Ah no, ok, mi era preso un accidente, ragazzi, ho detto ammazza, ce l'ha con me. Vabbè, di livelli sono andato giù, ragazzi, non vi preoccupate che poi torneremo su molto presto. Prendiamo un tunnel dove non avevo scavato tantissimo, lontanissimo. Questo piccone, ragazzi, ora dovrebbe andare da Dio. Dovrebbe scavare veloce, in teoria, in teoria. Poi quando ci beccheremo anche efficienza 2, un'altra efficienza 2 e 3, ammazza, ragazzi, guardate, è tutta un'altra cosa. Voi pensate con efficienza 5 come va più veloce, ragazzi, guardate, è una meraviglia sto piccone adesso. Non avrei mai voglia intenzione di perderlo, Dio santo. E poi in una serie di Minecraft con voi, cioè, no, 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 no. Guardate, no, ma dai. Ma dai, no, 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 ragazzi, sto piccone è troppo formidabile. Poi c'ha anche indostruttibilità, cosa c'ha? 3, quindi abbastanza buono. Quindi dovrebbe durare un bordello di tempo in teoria, secondo i miei calcoli. E noi passiamo lungo per sta caverna, anche se ci passiamo sotto è la stessa cosa. Tanto io voglio trovare dei diamanti. Cioè, vediamo se li troviamo sti diamanti in questo episodio, eh. Guardate come scava veramente veloce, Dio santo. Già, la torcia, se no. Qua. Vediamo con un pezzetto di ferro quanti ce ne droppa. In teoria uno. Sì, infatti uno. Sempre uno, vai ragazzi. Vai giù lapiscazzoli, vai a manetta, a grande. Dio santo, ragazzi. Il carbone anche adesso con efficiency. Con. Come si chiama? Con fortuna possiamo andare tranquilli che cioè non si va da nessuna parte. Cioè col carbone adesso è una cosa impressionante. Ragazzi, ditemi qui sotto nei commenti se ho fatto bene a prendere sto piccone o no. Cioè ditemi come ne pensate, cosa di cosa ve ne pare voi di sto piccone. Perché è veramente formidabile. Guardate come scava veloce. Ora io dal di qui posso farci anche mega tunnel, ragazzi, che qua diciamo che finisce qua la caverna. E vabbè ragazzi, adesso io vado avanti un po' e se trovo dei diamanti lungo questi tunnel cioè ve li faccio vedere quando li cavo i diamanti. Questa spada ormai è finita e abbiamo quella nuova, se Dio vuole. Ok, possiamo fare così. Guardate ragazzi adesso quanta roba ci dà. Con i diamanti speriamo che quando li, se li beccheremo poi ce ne dia abbastanza. Il piccone dov'è? Ah, ok, è lì. Io dicevo speriamo che ce ne dia abbastanza di diamanti quando sarà il caso, eh. E che non faccia il tirchio sto piccone, perché finora non l'ha, no, Minecraft con me non l'ha mai fatto il tirchio finora. E speriamo che, cioè, non lo facci nemmeno dopo. Facci come cazzo si dice. Vabbè, comunque ragazzi, guardate, è un piccone di meraviglia. Sento dell'acqua nelle vicinanze, infatti ce l'abbiamo sopra la testa. Madonna, mi sa che c'è il mare, quindi qua interrompiamo la caverna.
Niente ragazzi, dai, direi che anche per questo episodio è tutto. Commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like e ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao!